28 novembre 1680 muore Gian Lorenzo Bernini, il creatore della Roma barocca, soprannominato il Michelangelo del suo secolo. Autore di numerosi capolavori, dall'Apollo e Daphne all'Estasi di Santa Teresa, Bernini entra nella Basilica Vaticana per realizzare il baldacchino di San Pietro e ne esce per disegnare il colonnato, metafora dell'abbraccio cattolico al mondo. Gian Lorenzo Bernini è una figura assoluta dell'arte, dell'architettura e della scultura, non devo certo dirlo io. Posso però concentrarmi su una sua opera, una soltanto, probabilmente neppure una delle più famose. È una scultura. Nel 1624 Bernini scolpisce un David straordinario. Ora, scolpire un David in marmo è un po' come cercare di suonare un pezzo dei Beatles meglio di loro, perché si arriva 120 anni dopo dal David, rispetto al David di Michelangelo, che ovviamente è un paragone impossibile e improponibile. Eppure Bernini realizza appunto un capolavoro e punta molto sulle differenze. Se il David di Michelangelo fosse una fotografia, sarebbe una fotografia in posa. Il giovane eroe è come un modello che appunto sa di essere fotografato. Se invece il David di Bernini fosse una fotografia, sarebbe un fermo immagine, colto nel pieno dell'azione, quando ancora niente è accaduto e tutto può accadere. I muscoli del David sono contratti, sono tesi, protesi verso il lancio della pietra con la fionda. Un maestro dei movimenti, delle posture, Bernini. Andate a vedere questo capolavoro, è alla Galleria Borghese di Roma. Così il Bernini assume il transito della luce entro il marmo con lo stesso significato di interpenetrazione che ha lo spazio esterno, che entra a vortice e apparentemente sconvolge la spazialità dell'immagine. Tutto è stilisticamente coerente e queste statue così libere ed esagitate sono in realtà rigorose come una statua arcaica greca, con diversa spazialità, ma con uguale rigore. Non ci si sazia di guardarle. I sottili meandri delle pieghe, i sottoquadri audaci e tecnicamente perigliosi, conducono lo sguardo come per un itinerario alpestre, su risucchi, abissi, come librati in aria col vuoto intorno. La capacità del Bernini di fondere un modo turbinoso come lo spazio naturale in un'unica, travolgente immagine, come si è visto in queste statue stupende, è confermata dall'aspetto attuale del ponte di Castel Sant'Angelo, in cui, anche se non eseguite interamente da lui, stanno le statue elaborate da scultori insigni come il Guidi, il Ferrata, il Fancelli. Ebbene, questo, che è ancora il ponte Adrianeo, per quanto un po' modificato all'attacco a terra, perde la sua compassata cadenza di un purismo quale amava Adriano anche nella sua levigata statuaria, ed è come se si alzasse dal Tevere, volteggiasse nell'aria con le ali potenti e scarmigliate di quegli angeli senza pari. Si stacca dal pelo dell'acqua e in questa sua interna contraddizione non è contraddittorio affatto, perché gli angeli berniniani riescono a rifonderlo come a caldo pur senza alterarne le linee placide e robuste. Lo rifondono ed è miracolo di reinterpretazione di un testo antico che si rimodella nella nuova lettera, anzi nello spirito completamente nuovo dell'attività creatrice di un grandissimo artista.